Bene, posso iniziare? Bene, siamo quindi in diretta streaming con una delle sedi del CERN. Siamo con le dottoresse Francesca Cavallari e Sonia Natale, cui daremo la parola fra pochissimo. Buongiorno. E sono con il collega professore Luciano Zampese, lui dall'Italia, con cui modereremo questo incontro atteso da molti. Andremo quindi a visitare uno degli esperimenti del CERN, e capiremo il funzionamento anche di questi esperimenti. Cosa si cerca quando i ricercatori, ecco, collaborano per trovare la materia, quello che esisteva all'inizio, ce lo diranno meglio loro. Prima di iniziare vorrei solo salutare anche il dottor Anton Dimitrov, che è ricercatore al CERN, membro della collaborazione sperimentale CMS dal 2003, che doveva essere con noi, ma ha avuto un imprevisto di ultimo mi momento e infatti una delle dottoresse ci accompagna al suo posto. Bene, penso che posso semplicemente presentare rapidamente la dottoressa Cavallari e ricordare anche a tutti gli ascoltatori, tutti presenti, che per le domande avete la domanda e risposta, la question and answer in basso nel vostro Zoom, e potete utilizzare quella se ci fossero quindi interventi, domande anche alla fine di questa presentazione. Francesca Cavallari, bene, ha studiato fisica all'Università La Sapienza di Roma, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca. Dopo aver trascorso 2 anni al CERN grazie ad una borsa di studio, dal 2001 lavora per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, scusate. Si è unita all'esperimento CMS per occuparsi della costruzione del collaudo e dell'installazione del calorimetro elettromagnetico, composto da 62.000 cristalli di piombo tungstato. Ebbene, e sembra che la sua grande passione per la fisica sia derivata da una gita scolastica al CERN durante il terzo anno di università. Così dice almeno il suo curriculum. Bene, passo la parola a Luciano per la presentazione dell'altra dottoressa che ci accompagna, ricercatrice. Grazie, benvenuti a tutti. Due parole per presentare, anche se presentare questi ricercatori è estremamente difficile, ma veramente due parole per presentare Sonia Natale. Anche lei studi di fisica alla Sapienza, poi Politecnico di Losanna, poi Dipartimento di Fisica Nucleare e Corpuscolare di Ginevra, dove ha conseguito il PhD in fisica delle astroparticelle, e poi al CERN, dove è ricercatrice di fisica, esperta appunto di fisica astroparticellare sperimentale, ma esperta anche di, sto leggendo evidentemente, rilevatori al silicio e relativi dispositivi laser. Ha fatto parte. Ha dato il suo contributo per la costruzione, messa in funzione e analisi dei dati dell'esperimento AMS-02, che credo riguardi l'antimateria della Stazione Spaziale Internazionale della NASA. E poi ha poi interessi anche di divulgazione, di alta divulgazione della comunicazione scientifica. In questo senso interessa particolarmente l'AIPI, perché appunto si occupa di diffondere l'insegnamento della fisica e della matematica tra gli insegnanti e gli studenti. Vorrei dire un'ultimissima cosa. Ho conosciuto Sonia per la prima volta alcuni giorni fa e mi ha veramente impressionato la capacità di dialogo su tantissimi livelli. Ovviamente il dialogo più importante sarà con i suoi colleghi al CERN o negli altri istituzioni con cui collabora, ma anche quest'ultimo aspetto di grande capacità di dialogo con il pubblico e in particolare con il pubblico della scuola. E una cosa interessantissima, far dialogare discipline diverse, perché tra i suoi interessi c'è anche il dialogo tra la fisica, la letteratura e l'arte. E forse vorrei aggiungere, non so, da quel che ho intuito in questo breve incontro, ha una straordinaria capacità di dialogo,
diciamo, interiore tra la dimensione dell'emotività, della passione e la dimensione del rigore, della chiarezza, della precisione. Ecco, una cosa molto bella, l'emozione e la passione non è antitetica per riflettere in maniera scientifica sulla realtà, anzi forse ne costituisce parzialmente uno dei motori, una delle spinte, delle radici. Ecco, quindi veramente benvenuti a tutti e abbiamo il privilegio di una visita guidata straordinaria. Grazie. Francesca, tocca a noi. Io penso che vado via. Dopo la presentazione di Luciano penso che andrò via. Spero di essere all'altezza delle aspettative. Dunque, forse possiamo aggiungere una cosa. Innanzitutto salutiamo tutti quanti, che io e Francesca in realtà siamo compagne di corso all'università, quindi veniamo, cioè, come dire, anche il fatto di venire dall'Italia, di essere qui, di essere rappresentanti, cioè, quindi anche questo è importante. Eravamo anche su corsi separati, perché il cognome di Francesca è con la C e il mio con la N, quindi eravamo due corsi separati, però appunto compagni di corso in parallelo, ci ritroviamo qui adesso ad accogliervi. Con gran piacere. Francesca, vuoi dire qualcosa su sì, CMS, allora, intanto, poi dopo parlo io? Benvenuti qui a CMS, adesso la regia ci mette Zoltan. Bene, allora il CERN, come sapete, è il Centro Europeo di Ricerca Nucleare che si trova al confine fra la Francia e la Svizzera, presso la città di Ginevra. Questa è una foto aerea che ci fa vedere un po' la regione dove ci troviamo e qui tratteggiato vedete il confine fra la Francia e la Svizzera. In fondo dove c'è scritto LHCB vicino al lago, quella lì che è grigia e lunga è la pista di atterraggio dell'aeroporto di Ginevra, quindi per darvi un'idea un po' della dimensione dell'acceleratore. Qui al CERN è stato costruito questo acceleratore che si chiama il Large Hadron Collider LHC, che fa 27 chilometri di circonferenza ed è scavato in un tunnel a circa 100 metri di profondità. Ci sono quattro caverne sperimentali dove le particelle che girano nell'acceleratore in sensi opposti si scontrano per, nelle collisioni, produrre nuove particelle che noi andiamo a studiare. E queste caverne in cui si incontrano le particelle sono appunto quattro e sono completamente strumentate, un po' come fossero delle macchine fotografiche per fare le foto alle particelle che si vengono a produrre. E le quattro macchine fotografiche sono gigantesche e sono appunto ATLAS, CMS, che è l'esperimento che visiteremo oggi, LHCB e ALICE. Ora, mentre ATLAS e CMS studiano un po' tutte le particelle che si possono venire a produrre nelle collisioni, ALICE e LHCB fanno degli studi un po' più specifici. ALICE su, diciamo, le collisioni di ioni pesanti, non di protoni ma di particelle più pesanti, e LHCB fa gli studi sulla differenza tra la materia e l'antimateria. Sì, aggiungo qualche cosina io, magari dando una, come dire, una delle mie visioni, comincio un po' così. Allora, diciamo che, come giustamente vi diceva Francesca, quello che cerchiamo di fare è di, cioè, facciamo collidere dei protoni. Ora, io so che il pubblico è prettamente letterario, però immagino che la struttura di un atomo, quindi con un protone, con un elettrone, quindi l'idrogeno, sia nota a tutti. Quindi quello che viene fatto, viene isolato questo protone in qualche maniera, viene immesso in questo, che poi vedremo tra parentesi, in questi grandi tubi che sono appunto lunghi 27 chilometri, ce ne sono due, le particelle o il fascio, come lo chiamiamo noi, viaggiano in senso contrario, opposto, e a un certo punto si incrociano proprio in questi punti particolari. E, mi viene da fare una cosa, diciamo che Alice, come giustamente dicevi tu, che è un esperimento specifico, fa un po' i fuochi d'artificio. Perché Alice, per quanto possa anche analizzare i fasci di protoni, in realtà
è stato costruito per analizzare qualcosa di più complicato. Cioè immaginate che al posto di prendere il vostro idrogeno con un protone, voi prendiate invece un piombo che ha tanti protoni in più tanti neutroni e si fanno scontrare questi nuclei e quindi potete immaginare che la festa è molto più grande. Questo grazie al signor Einstein che ci dice, come tu in tutto, su tutte le magliette, dappertutto, su tutto il mondo, che l'energia è uguale alla massa più un fattore correttivo che è la velocità della luce, E uguale a mc quadro. Vorrei anche notare i nomi degli esperimenti, no? Perché noi, come dire, forse nell'immaginario collettivo la fisica è sempre vista un po', come dire, non so, mi è parso di capire a volte un po' arida. Ora lasciamo stare CMS che è un acronimo, ma Atlas è anche un acronimo, ma immagino che al nostro pubblico di letterati invece faccia ritornare a mente qualcosa, e anche Alice, che poi usa anche il simbolo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Gli altri sono un po' degli acronimi. Allora, Zoltan, can you go back to the previous one? In questa cosa, giusto per dirvi che adesso ci troviamo sul punto dove c'è scritto CMS e siamo in superficie, nella sala di controllo, qui intorno, e io scenderò nella caverna, a diciamo a 100 metri di profondità, per mostrarvi quello che abbiamo costruito, come ha detto Francesca, questi grandi rivelatori, queste grandi macchine fotografiche, chiamiamole così, che ci permettono di vedere in senso esteso, in senso lato, quello che succede quando facciamo scontrare la materia. E, come dire, mi sento un po', faccio un po' di connessioni perché poi mi preparo e lascio la parola a Francesca, tra avatar, perché voi vi calerete nel mio corpo, ok? E questo è quello che io tenterò di fare. E un po', se qualcuno l'ha visto, perché era un film un po' più di nicchia, essere John Malkovich o Being John Malkovich, in cui addirittura si entra nella mente del protagonista e si pensa come il protagonista. Diciamo che io ho questa velleità oggi, non solo di farvi vedere attraverso i miei occhi e farvi toccare attraverso le mie mani, ma anche di farvi provare quello che può essere l'emozione di un fisico quando è di fronte a un oggetto di cui capisce le possibilità e da cui può ottenere dei risultati. Per quanto mi riguarda, non trovo nessuna differenza tra leggere una terzina di Dante, e capirete perché. Quindi io vi lascio adesso, comincio la mia vestizione, perché chiaramente c'è una regola di sicurezza, bisogna seguirle, quindi vi farò vedere più o meno come mi preparo e poi partirò per il mio viaggio. E lascio la parola a Francesca. A dopo. Grazie. Intanto diciamo che noi ci troviamo adesso nella sala di controllo di superficie dell'esperimento. Non so se possiamo passare alla telecamera. Live. I could stop share. Ok, yeah. Bene, quindi come vedete la sala di controllo ha tanti schermi, tante lucette, pannelli di allarmi, eccetera. E qui normalmente quando prendiamo dati, cioè quando facciamo le foto alle particelle, ci sono sempre 5 persone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo momento l'acceleratore è spento ed è per questo che si può scendere nella caverna per fare le visite, altrimenti, e quindi non, diciamo, c'è meno personale qui, normalmente ci sono solo un paio di persone per sicurezza, però normalmente abbiamo 5 persone, dunque uno è la persona che sta proprio dietro di noi, che è il capo e il responsabile della presa dati. E poi ci sono una persona che sta lì dietro, che si occupa di accendere e spegnere le varie parti del rivelatore per prepararle alla presa dati. Qui di fianco a me ci sarebbe una persona che si occupa di far partire, diciamo, la registrazione della presa dati, e poi ci sono vari pannelli di controllo e altre persone che monitorano, diciamo, che la presa dati proceda correttamente. E facciamo i turni, giusto per se avete questa curiosità, dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio, poi dalle 3 alle 11 e dalle 11 alle 7 del mattino, e ci alterniamo. E un po' tutti fanno i turni, anche il nostro attuale
portaparola dell'esperimento, spesso fai turni nella sala di controllo. Secondo me è una cosa molto divertente e entusiasmante. Ecco, io la prima volta che ho fatto una visita qui al CERN e che sono entrata nella sala di controllo di uno di questi grandi esperimenti, mi sono emozionata e ho detto: questo è quello che voglio fare io da grande, e quindi ho intrapreso questa carriera. Ok, quindi adesso Sonia insieme a Noemi si sono preparate. Come vedete, per scendere nella caverna ci vuole il casco, perché appunto si scende in una installazione sotterranea e quindi è obbligatorio avere il casco. E poi è obbligatorio avere le scarpe di sicurezza, in caso appunto qualcosa caschi sui piedi per non farsi male. Inoltre bisogna avere fatto molti corsi di sicurezza per conoscere bene tutte le dotazioni di sicurezza degli impianti sotterranei, quindi per esempio per imparare a spegnere incendi o in caso di incendi imparare a mettersi una maschera speciale che permette di respirare e di raggiungere la superficie in sicurezza. Francesca, vuoi che faccia un giro? Sì, facciamo una panoramica rapida. Allora, questo è lo shield. Non posso mettere... Posso parlare? Se a mute, prego. Sultan, is she in mute? Well, she is fine. You have to mute. I have to mute her. If I am mute... No, 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 Francesca. Descrivi tu e io faccio vedere. Poi ah, ok. Del capo del turno, lo shift leader, che quindi è responsabile sia della sicurezza dell'impianto, la sicurezza delle persone e della presa dati. Poi qui vediamo appunto la postazione che serve per tutte le cose un po' più tecniche, quindi accendere e spegnere i vari pezzi dell'esperimento, ma anche aprire e chiudere le porte per mettere gli accessi, eccetera. Quindi ci sono tutti un po' i programmi che servono per la sicurezza delle zone sperimentali. Come vedete ci sono anche molte telecamere che permettono di sorvegliare quello che succede sottoterra. Okay. Poi dall'altra parte della sala invece ci sono altre postazioni che servono al personale, ai ricercatori che vengono qui per fare per esempio delle calibrazioni dei vari pezzi dell'esperimento, e molto spesso infatti noi ci sediamo anche di là quando dobbiamo fare appunto calibrazioni o cose del genere. Vedete che ci sono proprio alcuni colleghi che stanno lavorando ad alcuni pezzi dell'esperimento su cui hanno fatto degli upgrade durante questo anno. E questa è la postazione che mi è più cara, perché è la postazione... Esatto. Del calorimetro elettromagnetico, che è uno dei rivelatori appunto di CMS, che è fatto di 75.000 cristalli scintillanti. E sono dei cristalli che quando sono attraversati da una particella emettono un lampo di luce. Il lampo di luce viene rilevato da un rivelatore di luce che è appiccicato dietro al cristallo, e quindi questo permette di convertire il segnale della particella che è arrivata in un segnale elettrico che poi viene registrato dal nostro esperimento. Allora Francesca, scusami, io inizio quindi il mio viaggio, mi avvicino pian pianino, ci sarà un po' di rumore, ecco qui, passo la prima porta. Abbiamo abbandonato la zona della sala di controllo e siamo ancora in superficie, ma siamo in una già nella zona, diciamo così, sperimentale. Allora, forse può aiutare un attimo, e cercherò velocemente di farlo vedere prima di entrare. Abbiamo qui un modellino che mostra quello che vedremo sotto. Francesca, non so se magari vuoi commentare anche tu, giusto per dire, è un cilindro steso. Quindi dovete immaginare la dimensione,
in lunghezza è un palazzo di 8 piani, quello che abbiamo sotto, e in altezza è un palazzo di 5 piani, ok? Quindi vedremo questo. E allora adesso vi chiedo venia, ho pensato di fare una cosa, so di essere, come dire, di entrare, cercherò di entrare in punta di piedi in quello che è il vostro mondo e che per me è soltanto un ricordo bellissimo degli anni del liceo. Ho voluto vedere questo, diciamo, questo percorso e questo viaggio un po' come il viaggio di Dante. Vi chiedo veramente perdono per le imprecisioni, vi chiedo anche di avere, come dire, di lasciarmi, diciamo così, la licenza poetica di scambiare un po' le cose, soprattutto la sequenza dei fatti, in base a quello che incontreremo, e se volete anche, come dire, una maniera di dirvi, di invitarvi invece a fare domande, di a farci domande, anche curiosità, appunto senza avere remore di entrare nel nostro campo. Stiamo veramente cercando di fare uno scambio, di gettare un ponte tra due che apparentemente sembrano essere discipline molto diverse, che invece poi alla fine probabilmente non lo sono, perché come diceva Luciano, poi alla fine quello che muove è la passione. Allora, la prima cosa che faccio, utilizzo quello che è il mio dosimetro personale per poterlo misurare qui, perché siamo obbligati per regole di sicurezza a dover controllare, anche se non c'è nessun allarme o cosa, controllare che non ci e quali siano i livelli di radiazione. Questo dosimetro è sempre con me, quindi di fatto la radiazione che io incontrerò è registrata dal dosimetro, ma è la stessa che a cui sono esposta io. Questo dosimetro serve per entrare attraverso questa porta. Forse qualcuno di voi ha visto il film Angeli e Demoni, questa porta è protagonista di questo film. Anche qui cosa abbiamo? Entriamo, abbiamo una porta d'entrata, abbiamo vari controlli, non so se riuscite a vedere qua una specie di quadrato giallo, c'è anche un riflesso purtroppo, ma un quadrato giallo, ed è un sensore di peso. Adesso c'è gente che esce, la faccio uscire in modo tale che do il tempo di uscire. Io farò l'entrata invece, che è un po' più complicata perché l'uscita di fatto è quasi automatica, basta solo farsi riconoscere, mentre invece l'entrata è un pochino più complicata perché bisogna farsi riconoscere, sottostare al controllo del peso, perché non possiamo portare materiale attraverso questa porta, non possiamo portare zaini, e quindi ci sono dei sensori infrarossi che mi faranno il controllo, quindi vedete che abbasserò la videocamera. Ed inoltre abbiamo anche un sensore qui che è per la lettura dell'iride, la famosa lettura di Angeli e Demoni. Allora, io faccio il mio controllo qui, mi faccio riconoscere, se mi vuole riconoscere il sistema. Ok? E adesso entro. Sono dentro. Ora mi volto, voi non lo vedrete, ma sto facendo il controllo dell'iride per farmi riconoscere. Le porte si sono aperte e quindi adesso quello che farò, vi mostrerò come entrano gli altri miei colleghi. Almeno uno entra, si piazza, si posiziona nella parte del sensore di peso e fa la lettura dell'iride. E se tutto funziona dovrebbero aprirsi le porte. Infatti, qualche volta, diciamo così, che è un po' antipatica questa cosa, non funziona sempre. Allora, entro da questa parte. Come vedete abbiamo anche un segnale che è relativo al fatto che qui abbiamo un campo magnetico, di cui magari tra un po' io perderò la linea, quindi sarà Francesca probabilmente che potrà, se vorrà, ve ne parlerà. E ovviamente abbiamo il cartello dove non si può fumare, ma questo in generale fa bene a tutti, almeno questa è la mia opinione, e abbiamo anche il cartello, come dicevo, del fatto, per esempio, di persone che portano il pacemaker o anche di persone che hanno degli apparecchi acustici,
non è permesso scendere in caverna quando il magnete funziona, per ovvi motivi, come potete immaginare, perché questi apparecchi possono interferire, il campo magnetico può interferire con questi apparecchi e quindi evitiamo di avere questi problemi. Ora, qui siamo davanti all'ascensore. Come vedete, l'ascensore sta salendo da quello che noi chiamiamo meno 2. Ora, il meno 2 sarebbe il nostro purgatorio, chiamiamolo così, che si trova a 87,9 metri. E intanto che noi aspettiamo l'ascensore che salga su, vi faccio vedere quest'altra cosa, questa porta blu, perché qui abbiamo un'altra entrata, abbiamo altre due porte verdi, come che sono opposte a quelle da cui sono entrata io, una qui e una da questa parte, e poi abbiamo questa porta blu. Che cos'è questa porta blu? Questa porta blu serve per far entrare il materiale. Vi ho detto che attraverso le porte verdi non si può trasportare materiale, quindi è l'entrata materiale. E noi, quando siamo in periodo di visita, la usiamo anche per far entrare i nostri visitatori, non perché vogliamo accoglierli, diciamo così, in maniera non corretta, ma semplicemente perché non possiamo fare, ovviamente, il controllo dell'iride dei visitatori e quindi li facciamo passare attraverso questo altro accesso. L'ascensore è di fatto... sta scendendo di nuovo... Ok, sta arrivando... Quindi io entrerò nell'ascensore, Francesca, ti lascio la parola perché tra un pochino, come sai, perderò la connessione. Ok, entro nell'ascensore, quando non mi sentirete più, siamo qui. Allora, come vedete, inquadro comunque e scendiamo al meno 2. Abbiamo meno 1, meno 2 e meno 3. Noi per il momento... Ecco. L'ascensore quindi ha 4 pulsanti, 0 sarebbe il piano terra, a livello dove siamo anche noi nella sala di controllo, poi c'è meno 1, meno 2 e meno 3, che sono meno 3 il fondo della caverna, meno 2 a metà della caverna e meno 1 in alto nella caverna. Perché la caverna dove c'è CMS, come diceva Sonia prima, è equivalente a un palazzo di 5 piani, quindi è comodo avere un ascensore che arriva a vari livelli per portare materiali, eccetera. Nella caverna in realtà ci sono due caverne sotterranee. Una è proprio la caverna sperimentale dove avvengono le collisioni delle particelle e di fianco abbiamo un'altra caverna dove manteniamo tutta l'elettronica. Ecco, come vedete da questo schema, abbiamo da una parte la caverna con il pozzo dell'ascensore, il pozzo piccolo da cui sta scendendo adesso Sonia, e qui vicino abbiamo tutta l'elettronica che serve poi per far funzionare la nostra macchina fotografica gigante che è CMS. Poi ci sono dei tunnel che ci portano nell'altra caverna grande dove c'è proprio l'installazione di CMS e c'è un pozzo ancora più grande, questo PX56 nella foto, da cui è stato calato proprio l'esperimento, perché CMS abbiamo iniziato a costruirlo prima che la caverna sotterranea fosse completamente scavata e abbiamo iniziato a costruirlo in superficie, in un grande capannone in superficie. Poi quando la caverna è stata pronta, e anche quando noi avevamo naturalmente preparato le varie parti dell'esperimento, abbiamo calato con una gru gigante le varie ruote di CMS nella caverna. Pensate che la ruota più grande di CMS era talmente grande che riempiva quasi tutto il pozzo per scendere, c'erano soltanto 12 centimetri da una parte e dall'altra della ruota. Quindi se scendendo si fosse messa ad oscillare un po' troppo, avrebbe potuto urtare contro i bordi del pozzo. Però per fortuna è stata un'operazione molto controllata, ci ha messo 24 ore a scendere giù nella caverna e tutto è andato bene. Qui vedete uno schema che vi spiega un po' come è fatto il nostro esperimento. Ecco, le particelle si arrivano dal tubo del fascio, la beam pipe che noi chiamiamo qui, adesso vi facciamo vedere così, e dai due lati e si scontrano proprio nel mezzo.
Francesca, sono sì. tornata live. Ok, torniamo live, Sonia. Sì, abbiamo un attimo dovuto ristabilire la connessione. Scusami se ti interrompo, poi dopo ti farò poi vedremo. Dunque, sono uscita dall'ascensore. Vi mostrerò la superficie, così non si dica che sono ancora in superficie. Sono veramente adesso a meno 90. Già potete vedere... questo è un piccolo locale, ma già l'ampiezza del locale. E questa zona, mi sono soffermata perché questa è una zona di sicurezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa forse è una delle poche, diciamo, differenze tra quella che è la vita di tutti i giorni e quello che succede qui. Se per necessità, perché stiamo parlando comunque di una zona sperimentale in cui c'è dell'elettronica, ci sono dei dispositivi, abbiamo dei gas, quello che può succedere è che si deve fare, può succedere, così come succede per esempio in un edificio in cui c'è del fuoco. Come si fa ad evacuare qui? Bene, non si usano le scale, voi sapete che invece nella vita di tutti i giorni si dice sempre non usate l'ascensore, usate le scale per evacuare. Ecco, qui no. Qui si usa l'ascensore, prima di tutto si aspetta in questa zona, in questa sala, perché è una sala protetta, e adesso vi spiego perché, e in più si deve usare l'ascensore, perché? Perché questa sala, l'ascensore stesso, la colonna dove è allocato l'ascensore, sono all'interno di un sistema dove il vento, dove di fatto l'aria viene pompata fuori. Questo significa che, per esempio, se c'è una fuoriuscita di gas, qui dentro non può entrare. Oltre al fatto che poi, come vedete, abbiamo delle belle porte ignifughe, enormi, che vedete, e sono delle porte chiaramente che ci permettono di non far entrare il fuoco in caso di incendio. Volevo soltanto dirvi questo perché ho visto che Francesca parlava un po' dei sistemi di sicurezza. Questo è un esempio di sistemi di sicurezza che abbiamo qui. Allora, ricordiamo l'estintore. Sì, dobbiamo fare dei corsi. Francesca, io lo faccio martedì prossimo. Il corso degli estintori. Mi divertirò a spegnere fuochi, a fare il training. Dopodiché abbiamo per esempio questo telefono che è collegato direttamente alla centrale dei pompieri, quindi loro sanno esattamente se io alzo questo telefono da dove viene la chiamata. Abbiamo questa bella scatolina che è l'allarme evacuazione, chiunque, anche un visitatore, può attivarla in caso ovviamente di necessità. Possiamo parlare con la superficie, abbiamo i nostri telefonini, e in più siamo tutti, dobbiamo tutti aver seguito un corso di primo soccorso, perché potrebbe essere necessario. Quindi, allora, per parafrasare un po' Dante alla mia maniera, lasciate ogni speranza, ovo che andate. Ci troviamo qui nella prima parte sperimentale. Allora adesso, siccome io qui ho un gentile collega che è più alto di me, gli chiederò di alzare l'asta qui e di mostrare una parte, forse riuscite a intravedere la superficie. Can you put it up? Non so se si riesce a vedere. Poi avremo un'altra visione, ma comunque si vede già tutta la colonna, vedete la luce delle scale, e siamo di fatto, fatevi un po' il conto, mediamente sono un piano, sono 3 metri, siamo a meno 90, quindi potete capire quanti piani. Quindi non solo questa zona dove sono adesso io non è protetta dal punto di vista della eventuale fuoriuscita di gas, ma c'è anche un'altra cosa. Ora diciamo che i fisici, mediamente, per quanto noi cerchiamo di tenerci attivi e giovani, a parte gli studenti, abbiamo tutti una certa età. Io sfido chiunque a risalire questa scala con la pressione di dover evacuare, è sicuramente molto difficile. Quindi chiaramente quello che preferiamo è usare l'ascensore, che è molto più sicuro. Una citazione che vorrei fare ancora, in realtà il nostro Dante incontra le 3 fiere prima di entrare nell'inferno. Ebbene, noi abbiamo 3 punti importanti qui da segnalare. Non ci sono i simboli, non c'è il leone, non c'è la lonza, non c'è la lupa, ma abbiamo 3 zone. La prima, che oltre questa porta è la sala dell'elettronica, ne abbiamo 2, una in questo piano e una nel piano superiore, e sono di fatto la prima parte del cervello di lettura
di CMS, e siccome lì c'è molto rumore lascerò di nuovo la parola a Francesca, che vi potrà descrivere un pochino le cose. Francesca, semmai chiedimi, dirigimi, io andrò un pochino nei vari corridoi. Poi avremo un'altra zona dove mi fermerò, che è una porta rossa, vi spiegherò che serve, e poi avremo la porta di accesso alla caverna sperimentale. Tenete conto che io sto percorrendo in questo momento quella che si chiama la caverna di servizio, cioè sono di fatto due enormi caverne, come avete visto, parallele. In una c'è tutta l'elettronica, tutto quello che serve per far funzionare l'esperimento, nell'altra caverna c'è l'esperimento stesso. Quindi Francesca, io entro nella sala dell'elettronica, andrò in punti, questo mi preme sottolinearlo, in punti dove nessun visitatore può andare, perché quando ci sono i visitatori non possiamo permettere di farli passeggiare all'interno dell'elettronica, ma io posso andarci e quindi, ripeto, approfittate dei miei occhi e delle mie mani. Francesca, a te. Eccoci. Volevo dire che anche Anton ci ha raggiunto qui con me. Ah, quindi ciao Anton. Siamo nella sala di controllo insieme. Allora, ciao. Quello che vedete qui, queste specie di armadi blu molto grandi, sono degli armadi raffreddati, quindi raffreddati con acqua fredda tenuta intorno a 20-21 gradi e poi tutta una circolazione forzata di aria fredda per contenere appunto l'elettronica. Ci sono diversi tipi di elettronica che noi utilizziamo per accendere e dare, diciamo, la corrente alle varie parti dell'apparato sperimentale, ma anche una parte che serve per leggere poi le foto, diciamo, delle particelle, e una parte che si chiama trigger, che è molto importante. Diciamo, quando voi prendete per esempio una foto con il vostro telefonino, ecco, una foto sul telefonino farà un megabyte circa, direi, no? Ecco, le foto di CMS delle particelle sono più o meno della stessa grandezza, circa un megabyte. Quello che facciamo tutti con il telefonino, una volta che abbiamo fatto tante foto, è che buttiamo via quelle che non ci piacciono o magari che sono copie di foto perché abbiamo schiacciato 2-3 volte per vedere lo scatto migliore, e manteniamo soltanto le foto interessanti, quelle belle che vogliamo tenere. E così dobbiamo fare anche noi a CMS e Atlas e gli altri esperimenti, perché non sarebbe possibile con un computer, anche con la tecnologia attuale, salvare tutte le foto che noi possiamo prendere, perché le particelle si scontrano 40 milioni di volte al secondo, quindi questo sarebbe una mole di dati veramente ingestibile. Francesca, perciò, scusa se ti prendo la parola, perché qui c'è tanto rumore, quindi non riesco a seguire. Volevo soltanto dire, sempre per fare i soliti collegamenti con Dante. La selva oscura, quando qui noi dobbiamo fare i nostri collegamenti, anche se sappiamo bene come farli, vi farò vedere un po' di questo che i francesi chiamano tricotage, cioè quando si lavora a maglia, diciamo così. Ecco, questa è la nostra selva oscura come metafora. E poi volevo soltanto dirvi una piccola cosa, e lascio di nuovo la parola a Francesca, che riguarda queste bande arancioni. Sono di nuovo un sistema di sicurezza, perché vi farò vedere un dispositivo che permette, in caso di emergenza, in caso fosse necessario, di poter fermare, di fatto isolare elettricamente quasi tutti i dispositivi, ma questi armadi rimangono alimentati. E quindi sono segnalati con queste bande arancioni. Perché? Perché sono armadi di strumenti necessari che devono continuare a funzionare, tra cui, non in questo caso, ma in altri posti, per esempio, la ventilazione anche per le luci di emergenza, e quindi chiaramente non possiamo spegnerli. Francesca, do di nuovo la parola a te. Ok, adesso Sonia magari ci fa vedere l'ultimo di questi corridoi, quello più in fondo di tutti, perché quello che mi piace tanto. Ecco, è anche il mio preferito, ecco.
Qui vedete tutti questi cavi rossi, questi armadi rossi che contengono l'elettronica. E diciamo, quando si vede rosso, in questo caso, appunto, elettronica rossa, in realtà sono elettronica che è stata sviluppata da una ditta italiana che si chiama CAEN, Costruzioni di Apparecchiature Elettroniche Nucleari, che quindi è una, diciamo, delle tante ditte che producono cose di grande tecnologia che noi utilizziamo per i nostri esperimenti. E diciamo, se vengono investite 100 euro, diciamo, nel CERN, negli esperimenti del CERN in cui partecipiamo anche noi italiani, ne ritornano in genere 110 euro di commesse ad imprese italiane. Questo perché le imprese italiane hanno quella flessibilità, quella, anche la voglia di accettare la sfida e di produrre oggetti tecnologici che possono servire per i nostri esperimenti. Quella creatività, direi anche, no? Certamente. Io vorrei aggiungere, scusami Sonia, io vorrei aggiungere, questo sistema è il mio sistema, che io sono il responsabile, con tutti i cavi rossi, e Noemi, il mio nome sta là, in fronte di tutti i rack, tutti gli armadi. Eccolo, sì, io sono, a sinistra. Devo rientrare dentro? Sì, qua. Qua a sinistra, sì. Esattamente. Scusate che abbiamo il passaggio di altra gente, anche qui c'è un po' di traffico. Come vedete siamo... ci sono molte anime che viaggiano qui per andare e uscire dall'inferno, dal purgatorio, quindi abbiamo tutta una serie di persone. Scusami Anton se ti ho interrotto. Prego, io scusami, mentre tu continui Anton, quello che faccio, io volevo solo mostrare questo perché ne avevo parlato prima, è il famoso bottone di interruzione, quello che non interrompe gli armadi con le bande arancioni. E mentre Anton continua a parlare, io mi dirigo verso il secondo punto importante, che è quello della porta rossa. Prego. Io vorrei dire che questo sistema è lo sistema RPC, in inglese si dice Resistive Plate Chamber, dunque sono i rivelatori per i muoni. I muoni sono con elettroni, ma sono tutti pesanti. E dunque sono importanti per capire se ci sono i particelle, ci sono i prodotti dopo le grande riscontro di particelle di protoni al centro dell'acceleratore, il centro dell'esperimento CMS. Esatto, se mi permetti direi per fare la carta d'identità delle particelle che sono state prodotte da questi scontri. Allora, incontro un'anima in pena, che cos'è questo? È un manichino che mostra come indossare la maschera di sicurezza che, se si lavora in caverna, bisogna avere. La maschera di sicurezza è contenuta in questa scatola, come vedete, questa scatola metallica, e quando si apre questa scatola qui si ottiene questo oggetto che permette di produrre. All'interno c'è un sistema, diciamo, basato sulla chimica, che permette di produrre dell'ossigeno e si può respirare. Ovviamente c'è anche bisogna tapparsi il naso, ci sono degli occhiali. Facciamo anche dei corsi di questo genere. Bisogna saper aprire e indossare questo sistema in caso di necessità in 30 secondi, quindi dobbiamo fare un po' testa. esatto. E tutto è contenuto in questo armadio. In questo momento credo che ce ne sia una qua dentro, non so se si riesce a vedere perché c'è un riflesso, ma abbiamo anche le barelle, tutti i sistemi di sicurezza nel caso dovesse succedere. Vedete una cosa molto importante? Un defibrillatore, ne abbiamo un altro sempre qui sotto, il solito estintore, l'allarme evacuazione di nuovo, e
la porta rossa, come vi dicevo. Allora, questa porta rossa perché è importante? È importante innanzitutto perché CMS è l'unico esperimento che permette ai visitatori di entrare durante... Scusate, abbiamo un po' di rumore, perché abbiamo altre persone, come ho detto, altre anime in pena come noi. Questa porta ci permette di entrare anche quando c'è la presa dati. Questo è molto importante. Cosa significa? Gli altri esperimenti, quando c'è la presa dati, quando ci sono le collisioni, non permettono ai visitatori di venire qua sotto. Questa porta, che è una doppia via di fuga, diciamo così, permette ai visitatori di arrivare fino a questo punto. Vedrete che non si può andare ovviamente nella caverna, ma quello che si può fare è arrivare almeno fino a questo punto, e per molti visitatori è già molto importante poter scendere, diciamo, a questo livello. Riconoscete il profilo del tunnel, perché in effetti oltre questa porta c'è un corridoio molto lungo che porta ad un altro ascensore, come quello che vi ho mostrato, un po' più piccolo, ma che permette anche l'accesso al tunnel proprio dell'acceleratore dell'LHC, al quale però normalmente non è permesso a nessuno di andare, tranne se non ci siano dei lavori specifici. Vi faccio vedere però una foto, non posso mostrarvi l'acceleratore, ma posso mostrarvi una bella foto. E la foto è questa qua, che però è una foto di una bellissima prospettiva, e noi amiamo, vedete, se io cerco di inquadrare soltanto il tunnel, effettivamente quello che sembra è di essere dentro al tunnel. Vi assicuro che l'effetto è reale, se mi danno una mano i miei colleghi, vi mostrerò, mi metto in primo piano e vi mostrerò che cosa succede. Sembra proprio che stai nel tunnel, Sonia. Vero? Faccio un po' di teatro, diciamo così, faccio un po' appunto di commistione tra le varie cose. Scusate. In genere tutti i visitatori che vengono fanno le foto su questa cosa. Sì. Francesca, Anton, di vedervi. Volete dire qualcosa su questi poster? Perché abbiamo un po' di, come dire, di traffico. Ah no, we can enter. Magari vi faccio vedere, mi stanno dando il passaggio verso... Vai Sonia, vai. Ok, allora passo. Siamo di fronte a una porta gialla, e questa porta gialla è di nuovo un'altra porta di accesso. Lo farò velocemente perché abbiamo parecchia gente, e vi parlerò dopo di dove stiamo andando. Okay. Quindi entro come prima. Ah, sorry. Scusate, purtroppo stavolta non è andato. Yes, no. No, no, okay. Ah, ok. Mi stanno dicendo che così vi mostro come si entra. Mi stanno inquadrando. Sono dentro. La porta si chiude e quindi adesso faccio il mio check controllo dell'iride. Ok. E adesso facciamo entrare i miei colleghi. Dunque, dove siamo adesso? Siamo di fatto nel corridoio che collega, se volete, l'antinferno a quello che dovrebbe essere l'inferno. E io invece vi porterò in purgatorio all'inizio. Perché, come vi ho spiegato prima, siamo almeno due. E visto che il meno tre è l'inferno, non posso che portarvi in purgatorio. Come on, this is one of the best places in the universe. Yes, exactly. È vero, è uno dei migliori posti dell'universo. Allora, guardate, abbiamo questo corridoio, come vedete si fa un angolo, questo angolo in realtà è fittizio, non ci sarebbe bisogno di farlo, ma sono pareti di cemento che ci collegano da quella che è la caverna dell'elettronica alla caverna che è sperimentale, che è da quella parte. Quindi adesso apriremo la porta ed entreremo a vedere questo gioiello della tecnologia che è CMS. Ovviamente abbiamo un po' di folla qui. Dobbiamo fare un po' attenzione ed ecco il gioiello. Allora,
Io ricordo, se non ricordo male, c'è un angelo con la spada fiammante vicino all'inizio del purgatorio, nell'antipurgatorio, che sta su 3 gradini. Ecco bene, allora noi non abbiamo 3 gradini, noi abbiamo delle sezioni, come vedete, circolari, e sono più di 3 in realtà. Vi descrivo l'anello centrale, poi magari mentre io cammino lascerò sia Francesca che Anton commentare un po' di più. Anton prima stava parlando appunto degli RPC, che sono questi oggetti che sono nella zona qui rossa, quindi di nuovo legati alla zona rossa. Cosa abbiamo? Abbiamo la parte centrale del rivelatore, dove c'è il gioiello, uno dei gioielli di CMS, che è il calorimetro elettromagnetico, di cui Francesca vi parlerà sicuramente in dettaglio. Dentro c'è il tracciatore fatto di silicio. Il silicio non è altro che il materiale che usiamo per gli schermi dei nostri telefonini, e qui abbiamo appena installato una parte del rivelatore che ovviamente con delle diciamo una risposta diversa, molto più veloce, funziona come il nostro schermo dei telefonini, se volete, diciamo, per fare delle pseudo foto. Questo anello che vedete non è altro che un cilindro, in realtà noi ne vediamo una sezione qui, ed è il grande magnete che permette di produrre un campo magnetico che potremo usare poi magari appunto con l'aiuto delle immagini. La ricostruzione delle particelle la lascerò ai miei colleghi. Ed infine abbiamo la parte esterna. CMS è tra i vari esperimenti, ha un'altra particolarità. Normalmente gli esperimenti usano il campo magnetico all'interno per fare le misure e non usano il campo magnetico che invece è prodotto fuori. CMS ha anche questa particolarità: per fare le sue misure, per renderle più precise, più accurate, usa il campo magnetico prodotto all'interno di questo magnete grande, che ha un nome tecnico che è solenoide, e il campo magnetico prodotto all'esterno. La figura che ne esce fuori è nel logo di CMS, è l'iniziale del mio nome, quindi scusate, è una S. I miei colleghi vi spiegheranno perché eventualmente, e quindi è una particolarità di CMS, perché questa cosa normalmente non viene utilizzata. Allora, io adesso quello che faccio, questo è il mio purgatorio, perché dovrò salire su al paradiso e poi concluderò scendendo giù all'inferno. Quindi mentre i miei colleghi parlano vi lascerò con una frase: puro e disposto a salire le stelle, cioè la fase conclusiva del purgatorio, per salire su al paradiso. Bene, grazie Sonia. Allora, prego. Diciamo che CMS normalmente è fatto da tante ruote, e queste ruote poggiano su dei piedi, dei sostegni, che funzionano con l'aria compressa. Quindi attaccando l'aria compressa ai piedi delle varie ruote si possono sollevare leggermente e spostare avanti e indietro nella caverna. Quindi in questo momento voi avete la fortuna di vedere le ruote aperte. Questa ruota qui che è inquadrata in questo momento è la prima ruota della parte in avanti, che normalmente viene a chiudersi sulle altre ruote della parte cilindrica. Qui vedete diciamo sulla destra abbiamo le ruote della parte cilindrica, e sono tutte accostate fra di loro, ci sono solo pochi centimetri, no, fra una ruota e l'altra. Sì, è vero. E ogni ruota, quando si muove, si porta con sé tutta la sua elettronica. Quindi queste cose verdi che vediamo intorno all'esperimento portano altri armadi blu, come quelli che abbiamo visto prima, con dentro tutta l'elettronica che ha bisogno proprio di stare vicino al rivelatore. Quando scusami Francesca se ti interrompo, perché abbiamo la fortuna di vedere delle persone al lavoro, non so se riuscite a vederle, io non posso andare in Zoom, ma forse riuscite a vederle. Sì, questa è una grande fortuna, si vedono?
Allora, trovo che sia una grandissima fortuna, perché normalmente quando si è qui non si riesce a percepire la grandezza di questo oggetto. Vi ho detto che stiamo parlando di un palazzo di 5 piani. Bene, adesso vi rendete conto, perché insomma sono persone più o meno dell'altezza di un, diciamo, media di 1,70 m, che cosa significa essere all'interno di questo esperimento. Come diceva Francesca, questa che lei chiama ruota, perché tecnicamente va chiamata ruota, io ve la chiamerò in un altro modo, ma devo andare nel girone dei golosi, quindi adesso non ve lo posso dire, ve lo dirò quando sarò all'inferno, altrimenti mi gioco il legame. Ecco. E qui vediamo anche il tubo del fascio, proprio dove passano le particelle, lo vedete inquadrato proprio adesso, e all'interno ci sono, la ruota centrale, ci sono quindi il tracciatore, poi tutto intorno il calorimetro elettromagnetico, cioè i cristalli di cui parlavo io prima, un altro apparato che si chiama calorimetro adronico, che serve per misurare particelle tipo i protoni e i neutroni, e poi abbiamo il campo magnetico, che è questo tondo che si vede. Il campo magnetico... Riesci a vedere questa cosa qui? Perché è proprio l'interno. Se si riesce a vedere. Si vede. Si vede, è un momento importante per le operazioni e funzionamento dell'esperimento CMS, perché adesso si installa il tracciatore che il detettore più centrale, più vicino al tubo di fascio. Io continuo a muovermi e vado in paradiso. Il campo magnetico di CMS è molto potente, sia ha anche un volume molto grande. Per esempio, non so se qualcuno di voi ha fatto la risonanza magnetica nucleare, magari per un ginocchio, una spalla, una caviglia. In genere si tratta di un tubo, no, più o meno grande così, dove può inserirsi un paziente. Ecco. E normalmente il campo magnetico di questo strumento è di un tesla e mezzo, ecco. Il campo magnetico di CMS è 3,8 tesla, quindi diciamo almeno 2-3 volte superiore a quelli della risonanza magnetica nucleare che si usa appunto per la medicina diagnostica. Ma non solo questo, anche il volume, avete visto il diametro del magnete è di 6 metri, quindi si tratta di un campo molto forte e anche su un volume molto molto grande. Per questo che tutto intorno al magnete abbiamo messo questo che vedete in rosso, in realtà è ferro, perché il ferro ha la proprietà di catturare in qualche modo il campo magnetico e di tenerlo limitato nello spazio. Se non ci fosse il ferro lì intorno, sentiremmo il campo magnetico anche qua in superficie, probabilmente, tanto è forte. Alternato quindi con gli strati di ferro ci sono le camere di Anton, magari. Sì, queste grigie, lui, queste grigie qua. E con tutti i loro cavi, accessori vari. Ci sono tanti cavi che importano il segnale nell'elettronica che sta dentro nelle camere. Ci sono 250 camere drift tube e 480 camere RPC nella parte cilindrica, e ci sono anche altri tipi di rilevatori nelle parti che si chiamano end cap, sono le parti vedete laterali. Che qui le parti, diciamo, le camere sono installate anziché essere messe così un po' a cilindro, diciamo sono installate come i petali di una margherita. Ok, e quindi servono per misurare proprio le particelle che vanno in avanti e che le attraversano per così, come il dito di Sonia in questo momento, in questa direzione. Sto cercando di seguirvi. Allora, volevo dire che io non sono andata come Dante e Beatrice alla velocità, velocissimi in alto, è piuttosto faticoso, ma siamo finalmente arrivati quasi in paradiso. Allora, io adesso proverò a chiedere il permesso per salire
veramente sul tetto dell'esperimento, se me lo consentono, dove ci sono, non so, vogliamo dire dove abbiamo il quarto cielo del sole con le menti dei sapienti, oppure più in alto dove abbiamo i contemplativi. Bene, cercherò di andare in contemplazione qui in alto, perché per noi fisici ad un certo punto, quando si percorre e si toccano, come vi ho detto prima, questi oggetti che poi ci permettono di ottenere dei risultati che anche per la vita di tutti i giorni possono sembrare molto lontani, ma pensate soltanto che quando Einstein ha inventato, io direi, la teoria della relatività, non pensava certo che l'avremmo usata per le correzioni del nostro GPS e per Google Maps. Quindi io sono adesso sul tetto di CMS, potrei dire a cavallo di CMS, nel punto più alto, dove nessun visitatore può venire, quindi è qualcosa di speciale, ripeto. Non so se riuscite a vedere una parte di una ruota, come dicevamo prima. Ecco, e sì, adesso quello sì, che farò, si riesce a vedere? Sì, sì, vado, si può anche vedere che l'esperimento riempie quasi tutta la caverna, diciamo, c'è poco spazio sopra l'esperimento fino al tetto, c'è giusto lo spazio per il carroponte che vedete lì in giallo, che ci serve appunto per spostare le cose dentro la caverna e spostare i carichi pesanti, ecco. L'abbiamo proprio quello che riempito completamente. Esatto. E, beh, possiamo riempirlo ancora di più, Francesca e Anton, no? Con queste cose rosse. Che cosa sono? Ce lo descrivete? Sì, queste cose rosse servono per estinguere il fumo in caso di... L'incendio, sì. Sì. Dunque, tutta la caverna viene riempita da una specie di schiuma di sapone, allora, bolle di sapone, che viene prodotta da un apparato che sta un po' più su, e questi praticamente soffiano bolle di sapone che verrebbero a riempire tutta la caverna per spegnere eventualmente degli incendi. Allora, ovviamente, senza mancare di rispetto al paradiso, e visto che proprio veramente non posso resistere dal fare un paragone con il cibo, parlerei di panna montata qui, ok? Per dire come tutta la caverna viene riempita. Quello che farò adesso, andrò dall'altra parte, salirò, e si vedrà, darò un sbircerò in alto, da dove Francesca ho sentito prima, raccontava che sono state scese queste ruote, c'è un enorme foro, da cui si vede la superficie, e sarà un po' come gettare l'occhio al cielo delle stelle fisse, e sbirciare da lontano, ma qui non saprei cosa dire, non lo chiamerei Dio, lo chiamerei in qualsiasi altra maniera. Quello che è certo è che, diciamo, se Dante dice che ci sono le anime trionfanti in alto, io direi che lì ci sono i fisici che festeggiano ogni volta che c'è un risultato nuovo o c'è semplicemente il rivelatore che funziona. Quindi lascio di nuovo la parola, scenderò e andrò dall'altro lato a mostrarvi questo enorme foro da cui è stato sceso l'esperimento. A tra un po'. Il peso massimale del carroponte che vedete là è di 20 tonnellate, mentre la ruota con il manette, la ruota più pesante è di 1800 tonnellate. Dunque ci serve un altro carroponte che all'epoca è installato sopra, sul tetto del capannone, sì. Dove abbiamo costruito CMS. È stato, questo carroponte è servito soltanto per i pochi mesi in cui abbiamo appunto fatto questa operazione di calare sottoterra le ruote,
e poi è andato a fare... andato in Sudafrica per costruire le sale per Mondiale 2010. Sì, lo stadio dei mondiali in Sudafrica. Ecco, qui potete vedere questi tubi che vedete anche sulla destra, per esempio, sono tubi che portano condotti di aerazione, per esempio, per tenere la caverna sempre ad una temperatura e un'umidità controllata, perché sottoterra, capite bene, nelle caverne è sempre un po' umido, quindi è necessario togliere un po' di questa umidità perché potrebbe nuocere all'elettronica dei nostri rivelatori. Quindi cerchiamo di mantenere sempre una temperatura di 20-21 gradi e un'umidità più o meno costante. Ci sono tutte queste scale che vedete che servono quindi per arrampicarsi sopra tutte le varie ruote. Francesca, Anton, sono arrivata dall'altro lato. Provo a mostrarvi. Ecco. Ecco qua, non so se si riesce a vedere. Spero di avere un'immagine fissa. Sì, allora, di nuovo, l'impressione è piccola, ma il diametro è 16 metri all'incirca. Come Francesca vi diceva, ogni ruota, la distanza dal bordo della ruota e la parete di questo enorme foro era all'incirca di 10-12 centimetri. Ora so benissimo che tutti voi sapete più o meno quanto sono 10-12 centimetri, ma io vi mostrerò con la mia mano che cosa vuol dire in questa struttura appena scendo. Quindi non so, abbiamo visto di nuovo qua la parte rossa, io direi che posso comunque, non vediamo le anime trionfanti, ma fa niente, insomma, le vedremo alla prossima scoperta. E riscendiamo sotto. Allora, un attimo solo, perché qui è veramente una cosa un po' ginnica, bisogna essere in forma, altrimenti non si riesce. E scendiamo adesso, quindi io abbandonerei il paradiso dicendo che se Dante dice che l'amor che muove il sole e le altre stelle, io qui parafraserei la passione che muove il sole e le altre stelle, perché di passione si tratta. Allora, la distanza ve la mostro e poi scendiamo sotto. Aspettate che ve la inquadro. È questa qua. Ora io non ho una mano molto grande, insomma, diciamo, Quindi questa è la distanza che c'era. Immaginate scendere un oggetto, provateci, prendete un bicchiere cilindrico, prendete un oggetto che quasi tocca i bordi del bicchiere cilindrico e provate a calarlo senza toccare le pareti. E vedete che cosa ne esce. Sicuramente è molto complicato. Allora io adesso scendo sotto e vado all'inferno. A tra un po'. Abbiamo perso il collegamento. Bene, allora eccoci, siamo ritornati online. Come vedete, la caverna corrisponde a un palazzo di 5 piani, quindi dall'ultimo piano, dal quinto piano, diciamo adesso Sonia piano piano scende fino al piano terra, che è il piano... Francesca ha detto bene, piano piano, perché l'età c'è. Il piano proprio della caverna su cui poggiano tutti gli elementi di CMS. Per aprire le ruote, questa è una curiosità, per aprire le ruote ci vuole quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo più o meno, 6 settimane. E poi per richiuderle ci vuole altrettanto. Quindi quando abbiamo dei periodi in cui l'acceleratore è spento solo per 3 o 4 mesi, per esempio nella pausa di Natale ogni tanto si spegne l'acceleratore fra un anno e l'altro, per un 3-4 mesi abbiamo giusto il tempo di aprire, diciamo, fare una giustatina veloce e richiudere tutto quanto, ecco. E allora, visto che hai parlato di Natale, Francesca, ormai sono all'inferno, posso liberare tutte le mie, i miei appunto paragoni sul cibo e mettermi tra i golosi. Allora, le ruote... Per noi italiani, chi conosce la viennetta o chi conosce un bel tronchetto al cioccolato o il salame,
di cioccolato. Le ruote non sono altro che le fette, ok? Quindi di fatto queste fette, abbiamo affettato questo grande cilindro e poi lo separiamo. E Francesca vi diceva, giustamente prima, parlava di questi piedi. Scusa Sonia, io vi saluto. Tu ti lascio con Anton. Sì. Va bene, ciao, ciao Francesca. Ciao, arrivederci, buona zita. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Queste pattine per la cera io le chiamerei, forse sono un po' vecchia, è una vecchia immagine. Allora, facciamo un po' di giochi, divertiamoci un pochino, giochiamo un po' a quello che noi ricercatori, ah no, facciamo solo questo. Però adesso vi faccio vedere con uno strumento estremamente costoso, perché è veramente costoso questo strumento, cosa si può fare. Conoscete che cos'è questa cosa qui? Immagino di sì. Ok? Quella che in francese si chiamano i trombone, non ho mai capito perché, ma si chiamano i trombone, forse ricordano un trombone. Allora, guardate qui, è attaccata, e guardate, bene, noi ci divertiamo con poco, ma questa è fisica, e questo è quello che vorrei dire. Questo adesso mi piacerebbe, come prima, diceva Luciano all'inizio, il mio interesse è anche per la parte didattica. È chiaro che i libri vanno usati, i libri sono la testimonianza del lavoro di chi ci ha preceduto e devono poterci guidare nella comprensione e nell'apprendimento. Ma poi bisogna viverle le cose e la fisica non è quello che c'è sul libro. La fisica è guidata, è il libro riassunto della fisica, è la concettualizzazione della fisica, ma questa è la fisica. D'altra parte voi mi insegnerete, lo sapete meglio di me, perché tra tutte le cose che non ho potuto fare c'è anche non aver studiato il greco, perché ho fatto il liceo scientifico, ma so che fisica vuol dire natura, e quindi questa è la natura, e noi ci divertiamo così. Questo è il campo magnetico. Questo oggetto qui è stato sottoposto al campo magnetico di CMS ed è rimasto attivato. Ancora adesso è un anno e mezzo che il magnete è spento, e noi vedete che la graffetta rimane attaccata e io posso innescare un'oscillazione. Vi dico anche di più, io ho una catenella più lunga qua, ora non so se si attaccherà, ma mi è successo fuori dove c'era la porta gialla di attaccare questa catenella quando portavo dei visitatori e non riuscivo ad attaccarla, questa catenella non riuscivo a metterla in posizione. Perché? Perché era troppo pesante. Questo era strano perché era una catenella che io usavo sempre. Vedete? In questo caso la uso doppia. Oh, sorry, ho distrutto la catenella del mio collega. Sorry. Questa qua è la mia personale. Io la chiamo la bilancia magnetica. No, no, dai, io ho distrutto my swing. Un momento. Allora, che cosa è successo? È successo che io avevo il numero di graffette corrispondenti al campo magnetico e avevo l'abitudine di fare questo giochino fuori dalla caverna. Un giorno non riuscivo ad attaccarli, ogni volta che attaccavo la seconda graffetta qui mi cadeva. Lì per lì ho pensato che fosse colpa mia, ho detto bah, non riesco a farlo. Dopodiché invece mi è venuta in mente una cosa, il peso della catena era troppo grande rispetto al campo magnetico presente. E quindi sono andata in sala di controllo e ho detto che cosa succede con il campo magnetico, e mi hanno detto tu che cosa ne sai, perché io non ero direttamente coinvolta, quindi non dovevo sapere. Mi hanno detto stiamo facendo dei test, il campo magnetico è alla metà del valore che normalmente abbiamo. Quindi io con questo strumento estremamente costoso ovviamente non ho potuto fare delle misure, ma ho potuto capire che effettivamente il campo magnetico era molto più debole di quello usato normalmente. E quello che diceva anche Francesca è il sistema dell'aria complessa. Questa è un'altra cosa che a me meraviglia tantissimo, nonostante lo sappia benissimo come funziona. Si pompa dell'aria qua dentro, si solleva un po' l'esperimento, cioè stiamo parlando, ogni ruota fa 2000 tonnellate, ok? Quindi stiamo parlando di qualcosa di enorme, e una volta che è sollevato si possono spingere avanti e dietro queste ruote per aprire e chiudere la vostra viennetta. Anton, vuoi aggiungere qualcosa o vuoi che io inquadri qualche altra cosa da qui? È impressionante quando le ruote si muovono.
per diciamo, non prendi troppo, 15-20 minuti, e il disco che è davanti a voi è già fermato, è già entrato nella ruota. Non prende troppo tempo per trascorrere 10-15 metri. Vorrei usare, vorrei chiedere a 1 meter and 80. Yeah, ok. Allora abbiamo quasi finito perché stiamo uscendo. Ho chiesto a mio collega di venire qui sotto per mostrare, lui è 1,80 m. Come si muove? Qual è la dimensione dell'esperimento? Ecco, adesso vi rendete conto effettivamente che cosa vuol dire stare qua. Vorrei fare un'altra citazione. Lucifero, se ricordo bene, la punizione più grande nell'inferno è quella del freddo. Ebbene, il nostro magnete superconduttore è raffreddato con l'elio liquido, il che vuol dire quasi alla temperatura dello zero assoluto. 1,8 Kelvin, una temperatura che è più bassa della temperatura media nello spazio. E con questo io direi, se non ci sono domande, oppure io risalgo, così magari possiamo continuare con Anton a rispondervi se avete delle domande. Continuerei a percorrere questa caverna infernale, tra virgolette, infernale nel senso di passione, e vorrei scomodare adesso Ulisse dicendo la famosa frase, lo so, ormai stragettonata, ma lasciatemela dire perché è vero. E così come Foscolo dice, questo spirito guerriero che entro mi rugge dentro la poesia alla sera, infatti non fosse per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza, non solo scienza, mi sembra che in questo momento sia la degna conclusione di questa visita, e vi lascio per ritornare sotto. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, ci vediamo nella caverna, nella sala della control room. A tra un po', Anton, ti lascio la parola. Grazie mille, grazie. Sonia. Grazie, intanto ringraziamo Sonia Natale veramente per questo viaggio che ci ha fatto fare. Poi ti lascio la parola, Anton, sono contenta che sei riuscito a raggiungerci, tu che hai organizzato questa visita. Sì, è stato molto bello, devo dire, poterla seguire e mescolare, sì, tutto quello che era l'apporto scientifico a queste puntate letterarie che Sonia è riuscita così bene a mescolare. È stato un viaggio veramente degno di programmi scientifici, cui siamo abituati anche in televisione. Veramente, grazie. Per uscire è l'ascensore che aspetta. Ah, è già là, ok. Io non vedo le domande. Aspetto i miei colleghi. Non c'è nessuno che vuole fare domande. Sì, prego. Fate qualche domanda, perché altrimenti sapete, noi siamo qui isolati. Io ne ho una. Prego. E non ci sono domande. Però io invito a, appunto, a scrivere nella Q&A per così possiamo rispondere in diretta. C'è intanto qualcuno che commenta: è grande, grazie per l'appassionante visita guidata. Sì, io vorrei che Sonia ci dicesse quali sono, lei ha accennato delle applicazioni anche verso altri ambiti, applicazioni di queste ricerche, questi esperimenti. Quindi è una domanda un po' che fuoriesce, non usciamo un po' dal CERN, però ci restiamo. Questi esperimenti e queste ricerche a cosa sono applicate anche? Ora non so se Sonia ci sente. Mi sento. Sì. Mi sentite? Sì. Mi sento. Allora, dunque, diciamo così. Come tutta la ricerca fondamentale in qualsiasi campo,
Poi alla fine ha delle applicazioni pratiche. Tra le varie applicazioni, soprattutto della fisica delle particelle, io ne trovo una che a mio avviso è la più nobile. E nonostante io abbia studiato fisica per la passione veramente di scoprire, e Francesca con una gita, io guardavo le stelle invece, poi ho fatto fisica delle particelle e mi sono ritrovata per percorsi di vita alle astroparticelle. Però devo dire che in effetti l'applicazione più bella è quella nel campo medico. E Francesca vi ha parlato dell'applicazione dei campi magnetici alla risonanza magnetica. Io vi parlo dell'applicazione diretta della fisica delle particelle, invece addirittura è diminuito il valore della radiazione, non so com'è possibile, prima era 0,04, adesso è 0,05, adesso è 0,04, quindi nessun livello di radiazione. Torno nella sala di controllo e comunque continuo a parlare. Quella che si chiama l'adroterapia, noi abbiamo un centro di eccellenza in Italia dell'adroterapia che è il CNAO a Pavia, anche una ricerca molto importante che è invece a allora entro un attimo e continuo a rispondere perché altrimenti c'è un problema di connessione. Un attimo solo. Sonia è entrata nella sala di controllo. Eccomi. Ciao. Arrivo. Eccomi. Vieni qua. Abbiamo parlato a Pavia. Bentornata. Sì, eccomi qua. Quindi stavo dicendo, abbiamo sicuramente due eccellenze in Italia che sono il centro CNAO a Pavia, centro di adroterapia dove c'è anche un ospedale, ed anche abbiamo un centro di ricerca a Catania, sempre che studia l'adroterapia, ma in realtà ormai questa tecnica di cura, trattamento dei tumori è utilizzata in quasi tutti gli ospedali. E in effetti cosa si fa? Si bombarda la zona tumorale con delle particelle. Ora, l'interazione che le particelle hanno col tessuto è diversa da quella che ha la radiazione. Noi siamo abituati alla radioterapia. La radioterapia ha evidentemente efficace, ma ha un problema di base. Se immaginate che questa sia la massa tumorale e sia al centro, per esempio, di una testa o non so, del corpo, quando inviate la radiazione distruggete la massa tumorale, ma distruggete anche tutto quello che c'è davanti alla massa tumorale. Quindi di fatto salvate la persona, ma con dei danni possibili. Quando avete l'adroterapia, quindi usate delle particelle, poiché l'interazione in gioco è diversa, si è in grado di concentrare il rilascio energetico solo nella zona tumorale, il che vuol dire che di fatto ci sono minimi danni o addirittura zero danni nella parte precedente, nel tessuto precedente, nella parte successiva, e si riesce veramente a distruggere soltanto la parte tumorale. E ovviamente con l'aiuto di tecniche di immagine, che sono poi di fatto le tecniche che usiamo qui per ricostruire le nostre particelle, cioè se guardate le figure, cercate CMS, troverete tante di queste immagini digitalizzate, di fatto quelle stesse immagini ci permettono di capire qual è la dimensione del tumore, e la risoluzione, cioè la capacità di vedere cose piccole, è estremamente importante. Perché quando abbiamo un'indagine che ci permette di capire piccoli tumori, il medico può individuarli subito e passare subito alla terapia, che è l'adoterapia. Quindi si salvano tante di quelle vite. Io penso che sia l'applicazione più nobile. Dopodiché è chiaro, abbiamo per esempio applicazioni nel campo dell'arte per il riconoscimento di quadri falsi oppure di opere precedenti, tele che sono state riusate varie volte. Abbiamo applicazioni per esempio dei raggi cosmici come muoni, per poter fare delle specie di radiografie delle piramidi, per esempio, recentemente, no? Abbiamo scoperto che c'è in una delle piramidi egiziane è stata trovata una camera sepolcrale non ancora, dove non si è ancora entrati, dove nessuno è entrato, e quindi è possibile che sia fonte di nuovi reperti. O anche semplicemente basta andare a Roma e fare una
con alcune indagini che riguardano sempre la fisica delle particelle, la fisica, comunque la fisica in generale, si fanno delle specie di radiografie dei terreni. Voi sapete che a Roma basta spostarsi di un angolo e si trova un reperto storico, quindi costruire un palazzo potrebbe avere la necessità adesso modernamente di sondare prima il terreno e vedere. Lo stesso CMS qui, quando hanno fatto il foro, hanno trovato una villa romana. Quindi, le applicazioni sono innumerevoli. Direi che non c'è distinzione, non c'è soluzione di continuità tra quello che è il mondo scientifico e quello che è il mondo, la vita di tutti i giorni, anche se a volte non ce ne accorgiamo. E forse il messaggio, almeno da parte mia, che vorrei condividere con voi, che poi alla fine molti di voi siete docenti, incontrate i ragazzi, è veramente quello di far capire che non bisogna accontentarsi dell'utilizzazione, ma almeno capirne un po', non essere esperti, ma almeno sapere un po' come funzionano le cose. Come del resto io ho osato avvicinarmi a una Divina Commedia che chiaramente per me rimane le rimembranze, ma insomma in punta di piedi. Ci si può provare? Non lo so, questo è quello che volevo dire. Prego, Anto. Brevemente aggiungo che il rivelatore come i nostri si usano nelle dogane per praticamente per fare il scanning dei veicoli senza scaricarli. Applicazioni semplici, ma utili. Se abbiamo ancora mezzo secondo di tempo, posso raccontare un aneddoto che è successo alla persona, quella che poi è diventata mio marito, ma all'epoca non era mio marito, era un semplice collega, che doveva portare uno di questi cristalli, non quello di CMS, ma dello stesso materiale dei cristalli di CMS, era per un altro esperimento, quello d'acceleratore precedente, a Roma. E quindi gli era stato chiesto di portare questo cristallo per un'esibizione a Roma e lui l'ha messo in valigia ed è partito con il bagaglio a mano. Quando è arrivato ovviamente al controllo lo hanno fermato, era dopo l'11 settembre, quindi immaginate, si sono visti questa specie di candelotto di dinamite nero, perché era una struttura di 50 centimetri di sezione quadrata più o meno di, non so, 5 centimetri, dentro questa valigia. Gli hanno detto: signore, apra la valigia. Lui ha detto: mi sta partendo l'aereo. Le ha detto: l'aereo parte, lei non va con l'aereo se non apre la valigia. Ha aperto, noi abbiamo questi cristalli che sono avvolti in, diciamo, carta che ha da un lato l'alluminio, come quello della, diciamo, più o meno come quello della cucina, che serve per proteggerli e per contenere la luce che viene prodotta dentro, e non lo voleva aprire, perché chiaramente noi li proteggiamo questi oggetti. Aprirlo avrebbe voluto dire rovinarlo, e lui si è rifiutato, e gli hanno detto: beh, lei non parte, allora dovendo partire, perché doveva partire, lo ha aperto, e quando lo hanno aperto gli hanno detto: ma scusi, è trasparente, perché l'aspetto è come il plexiglass, è plastica trasparente. In realtà il peso, perché c'è del piombo dentro, è molto pesante. Quindi in realtà è qualcosa che i nostri occhi vedono come plastica trasparente, ma che in realtà contiene piombo, che per noi nel nostro modo di vedere è qualcosa invece di opaco, grigio e pesante. Ebbene, all'aeroporto hanno aggiunto nella lista degli oggetti da cui tenere conto il famoso BGO, tungstanato di piombo, alla lista degli oggetti da cui tenere conto perché potevano viaggiare avanti e dietro. Quindi è vero, cioè nel senso, anche negli aeroporti abbiamo queste, come diceva Anton, queste cose qui. Non so se ci sono altre domande nella Q&A, c'è qualcuno? Sì. Però fateci sentire un po' seguiti, audience. se posso chiedere io, beh, ci sono tantissime cose affascinanti. Io ho trovato in un PowerPoint di Sonia una frase molto bella che cito, ed è questa: non è mai successo che l'uomo capisse di conoscere così poco la natura che lo circonda. Quindi siete socratici, diciamo così, non esagerati come Socrate, che ma la via è un po' quella. No, non so, volevo chiedere, c'è qualcosa che credo ci affascina nello stesso modo, noi profani e voi esperti della fisica.
e sto parlando dell'antimateria. O io ho trovato espressioni in questo tuo PowerPoint come energia oscura, materia oscura e così via. Ecco, la domanda è perché noi vediamo la materia ed è così difficile vedere l'antimateria? Se è difficile, insomma, o almeno la sensazione mia è questa. Cos'è che ci rende più vicini alla materia? Non so se riuscite a trovare una via per rendere comune il vostro sapere, per condividerlo con noi. Grazie. E per me la domanda, comincio io perché hai parlato del mio PowerPoint. Allora, per voi Anton, due, per voi due. Sì, poi Anton, tu aggiungi, eccetera, commenti dal tuo punto di vista. Allora, no, noi vedremo anche l'antimateria. Cioè, allora, innanzitutto questo grande mito, no? Tra materia e antimateria. L'antimateria, avete presente la famosa PET, che si fa negli ospedali, torniamo agli ospedali, la tomografia a positroni. I positroni sono antimateria, sono antiparticelle. Sono esattamente l'antiparticella dell'elettrone. È un antielettrone il positrone, ok? Quindi la questione non è, allora chiaramente come non vediamo un elettrone perché è piccolo, non vediamo neanche un positrone. Perché poi vediamo la materia? La vediamo perché la materia si aggrega. Il nostro vero problema è che l'antimateria non si aggrega. È questo che non capiamo, cioè non capiamo perché, nonostante le teorie che partono dal Big Bang ci dicano che all'inizio del nostro universo abbiamo prodotto 50% di materia e 50% di antimateria, poi alla fine il nostro mondo, cioè ciò che ci circonda, sia quello che vediamo, perché ricordiamoci che i nostri occhi vedono soltanto una piccola parte di quello che veramente ci circonda, perché se vi parlo già di raggi X non li vediamo, abbiamo detto, no, eppure anche lì è materia. Ma tutto quello che ci circonda è materia e la materia si aggrega. L'antimateria non sappiamo, cioè non abbiamo mai visto corpi di antimateria. Ecco, AMS, un esperimento del quale io veramente sono fiera di aver costruito, perché ho imparato tantissimo da quell'esperimento, che è un esperimento comunque di fisica delle particelle elementari, ma che poi mi ha permesso di ricongiungermi a quella che era la mia passione, come dicevamo prima, no? Delle stelle, no? Del cielo, perché portato nello spazio. AMS cerca aggregati di antimateria. Perché? Perché cerca, per esempio, antistelle. E cosa sono antistelle? Un antisole non è altro che come se fosse il sole, ma fatto da granuli di antimateria. Questi granuli di antimateria non hanno niente di diverso dai granuli di materia, soltanto che non si aggregano. Quindi non è che non li vediamo, non ci stanno, cioè non riusciamo a vederli perché non si mettono insieme. E non sappiamo perché, questo è uno dei grandi punti, ci sono tante ipotesi, come al solito noi facciamo, io dico sempre, il gioco del ricercatore è fare tante ipotesi e poi vedere tra queste ipotesi qual è quella corretta. Dico un ultimo commento e poi lascio la parola ad Anton. Materia oscura, che è un'altra grande come dire, punto non compreso, l'energia oscura. A me piace pensarla veramente quando diciamo oscura perché non ci capiamo niente. Cioè nel senso, è una metafora, perché è vero che la materia è oscura perché è materia non luminosa, cioè che non emette luce e quindi non la vediamo nella maniera standard come ci immaginiamo di poterla rivelare. Ma è anche vero che veramente non ci capiamo niente, cioè, o meglio, non ci capiamo niente adesso, non esageriamo. Abbiamo dei modelli, abbiamo delle teorie, abbiamo delle ipotesi, ma francamente la risposta non l'abbiamo ancora trovata. Insomma, quindi stiamo ancora cercando. E è chiaro che le misure, ciò che conta sono poi alla fine le misure, i dati sperimentali, quello che troveremo. E soltanto i dati sperimentali ci diranno quale delle nostre ipotesi è quella giusta o quella sbagliata. Chiudo nel senso di dire sì, siamo socratici. Allora io distingo
A me piace pensare che il fisico che pensa di sapere tanto probabilmente non ha capito che cos'è la fisica. Dal mio punto di vista la fisica è un po' come quello che dicono gli astronauti. Quando vedi la Terra da fuori ti rendi conto di quanto siamo piccoli, di quanto siamo sperduti, di quanto non siamo niente. Quando uno veramente riesce, io mi ritengo fortunata, questa forse è veramente la spinta alla divulgazione, quella di condividere quella che per me è stata un'emozione, quella che, parafrasandola con il vostro linguaggio, chiamerei il velo di Maya, no? Cioè di aver visto al di là, di aver intuito alcune cose, di aver capito un po' come funzionano nel piccolo di quello che noi sappiamo, e ti fa percepire veramente quanto siamo ignoranti. E quanto dobbiamo essere umili poi alla fine. Però questo è difficile, siamo umani. Siamo umani, è difficile per noi umani essere umili. Anton, ti prego, perché altrimenti parlo troppo. Vai, vai. Nei raggi cosmici ci sono tante antimaterie. I positroni, se ne ha detto, ma anche i muoni. Tra loro sono i positivi e i negativi, e come sapete la sola differenza tra materia e l'antimateria è la carica elettrica. Dunque abbiamo fatto un piccolo esperimento avec due centimetri superficie della testa, e abbiamo misurato nell'altezza di Ginevra ci cadono 7 milioni per secondo nella superficie di 20 a 20 centimetri. Dunque l'antimateria c'è e ci attraversa tutti i momenti. Sì. In parte quella dei raggi cosmici è anche responsabile alcune volte di quella che è l'evoluzione, perché alcuni di questi raggi cosmici trasportano un'energia tale che interagisce anche con il nostro DNA. A volte in maniera, chiaramente, cioè non è sempre, voglio dire, non è una cosa che succede sempre, ma può succedere, c'è una certa probabilità, e a volte questo ha innescato quegli errori genetici che invece poi alla fine sono state quelle mutazioni che hanno permesso alla specie umana di migliorare e di andare avanti, non solo alla specie umana, ma a tutto quello che c'è sulla Terra. Quindi, e come diceva Anton, se la particella è carica, basta solo pensare alla la stessa particella di carica opposta. Insomma, se incontraste un'antisonia, sarebbe uguale alla sonia. L'unica cosa è che l'antisonia non dovrebbe mai stringere la mano alla sonia, perché altrimenti avremmo pura energia. Ecco, questo mai, purché siano separate, ma sarebbe esattamente quella che sono io, più nemmeno. Esattamente. Grazie. Sono altre domande? Qualche altra domanda? Io non so, non riesco. Io, ecco. Allora possiamo forse passare ai ringraziamenti. Ci avete aperto uno spiraglio, diciamo, sì, per farci capire quello che fate nella caverna e non solo. Inizio già con il ringraziare Anton Dimitrov per aver organizzato fin dall'inizio questa visita. Sonia Natale, che ci ha portati veramente in questo viaggio così, in maniera così appassionata. Infernale. Infernale, diciamo. Appassionata. Hai ripassato bene. Ho studiato. Allora, questo forse bisogna dirlo. Ho studiato, questo sì. Non l'ho fatto in maniera, non so cosa è uscito fuori, ma ho studiato. Devo dire. Francesca Cavallari, la ringrazierete per averci accompagnato. Non so se io ringrazio tutti i presenti, ricordo che fra poco c'è l'assemblea soci, fra 15 minuti, lascio la parola forse a Luciano, anche se vuole ancora salutare. Io vi saluto, vi ritrovo domani. Sì, solo un ringraziamento, è arrivato anche un bel messaggio da Gabriella Albanese che dice grazie all'infinito per aver condiviso tanta conoscenza e tanto entusiasmo, e di aver spiegato con la chiarezza tipica di chi si avvale della loro materia grigia. Ecco, anche la chiarezza è veramente un pregio straordinario. Quindi grazie ancora a Anton, a Sonia e a tutto lo staff per questo dono che ci avete dato, per questa condivisione. Grazie.
Grazie a voi, ci hanno abbandonato di fatto. Vero, dal punto di vista tecnico. E io l'ho vista anche con Anton e alcuni studenti, ho fatto la visita un paio di anni fa, ma devo dire che è emozionante anche così. Allora, posso confermarlo ai presenti e a voi, è emozionante anche in streaming. Abbiamo Grazie. Cercato di fare il nostro meglio, di renderla il più dinamica possibile, almeno io sono contenta. Diciamo che mi manca lo scambio diretto con gli spettatori, però capisco bene che nella formula del webinar questo non può essere fatto. Rimango a vostra disposizione. Dico a Luciano che ho un video con l'infinito di leopardi e una manipolazione sulla stazione spaziale del nostro Parmitano, se gli interessa gliela mando. Certo, grazie ancora. Chiudiamo qui, grazie. Grazie a voi, ci hanno abbandonato i nostri tecnici, ma riferiremo. Possiamo... Penso che possiamo chiudere, sì, non so, ma forse da qui. No, okay. Ciao a tutti, e buon proseguimento, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Because I don't know the recording. I mean, what we have to do? Finito. Yeah.